Un'esperienza per conoscere se stessi, giornate trascorse lasciandosi trasportare dal rumore del mare e dalla parola di Dio. Un viaggio verso la spiaggia, ma anche verso l'altro, per creare ponti di dialogo basati sui valori dell'amicizia e della fraternità. È quanto vissuto da 17 adolescenti delle parrocchie delle Sacre Stimmate di Andria e di Gesù Giuseppe e Maria di Canosa di Puglia, che hanno raggiunto Porto Cesareo in Salento per un campo scuola. Giornate fatte non solo di preghiere e canti religiosi, ma anche di tanti momenti di convivialità che li hanno aiutati ad ascoltare quanto di bello è nel loro cuore. Questi giorni siamo stati tutti insieme, ci sono stati dei momenti di svago alternati a dei momenti in cui c'è di riflessione, ecco. Abbiamo affrontato dei temi non solo legati alla religione, ma anche del nostro viaggio personale. Quindi cioè, siamo riusciti a unire un gruppo che noi eravamo semplici sconosciuti, siamo riusciti a stringerci come gruppo e ad andare a guardare anche delle zone di noi stessi che non volevamo vedere, o meglio, che tenevamo nascoste, accantonate all'angolino. È stato davvero liberatorio. Le giornate sono così passate tra giochi, aneddoti evangelici e sorrisi che non hanno tralasciato interrogativi impegnativi come quello legato all'esistenza di Dio. Parlare di Dio direttamente a me molte di spaventa, ma testimoniare quello che abbiamo noi vissuto, quindi quello che magari Dio ha fatto nella mia vita, è più semplice. È la testimonianza concreta, quello lo scuote e lo interroga. Per l'equipe di educatori il lavoro più importante è stato entrare in relazione con chi spesso è chiuso nel mondo virtuale. Crediamo fortemente che oggi i ragazzi debbano vivere insieme, ma allo stesso tempo sentirsi accolti nel linguaggio, nei contenuti, grazie anche all'utilizzo delle forme, insomma, del digitale. Questo ci ha permesso di entrare in relazione con i giovani utilizzando e partendo in maniera particolare dalla conoscenza di sé, dalla consapevolezza di sé. La gran parte dei ragazzi ha partecipato alle attività degli oratori estivi organizzati nelle scorse settimane ed è nata da loro l'idea di poter provare l'esperienza del campo scuola. È nata proprio da loro la richiesta di vivere un'esperienza di mini campo scuola qui proprio al mare, dove poter ancora meglio, come dire, cimentare tra di loro quell'amicizia e compiere un cammino, un percorso appunto che è quello che stiamo vivendo in questi giorni.